Oggi, 27 gennaio, si celebra il giorno della memoria in ricordo delle vittime della Shoah. Il comune di Oristano e l'ANPI, insieme alle autorità provinciali e alle scolaresche, hanno organizzato una serie di iniziative in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, degli internati e dei deportati nei campi nazisti. In piazza Eleonora, nel giardino di fronte alla chiesa di San Francesco, il sindaco Massimiliano Sanna, insieme all'arcivescovo Roberto Carboni e al viceprefetto Giorgio Collu, ha deposto una composizione floreale ai piedi dell'albero della memoria che ricorda la tragedia. Oristano, le istituzioni, le associazioni, quante e quanti concorrono alle celebrazioni di oggi si sono dati appuntamento in questo luogo, onorando il ricordo di una tragedia che investe l'essenza e la dignità di ciascuno, ha affermato il primo cittadino oristanese. Ci unisce il dovere di ricordare, ci accomuna quello di testimoniare che ciò che accadde non cadrà nell'oblio. Ritrovarci qui è un segno importante di civiltà, ma anche per coltivare uno degli aspetti più preziosi che possiamo avere, la memoria del passato, per guardare al futuro e vivere meglio il presente, ha proseguito l'arcivescovo Carboni, che ha voluto portare un ricordo personale. Si tratta di una persona che ho conosciuto e che è stata salvata dal campo di concentramento grazie al sacrificio di Massimiliano Kolbe, un frate del mio ordine che si è offerto al posto di un giovane ufficiale che piangeva perché si era appena sposato e aveva figli piccoli. Quando l'ho conosciuto mi ha detto: "Io vivo solo per portare la testimonianza dell'orrore del campo di concentramento". La giornata è proseguita all'ospedale Santi Antoni, dove era in programma l'incontro con gli studenti. Dopo il saluto del prefetto Fabrizio Stello, dell'assessore comunale all'ambiente Maria Bonaria Zedda, del questore Giuseppe Giardina, del comandante dei carabinieri Erasmo Fontana e di quello della finanza Giancarlo Sulsenti, la presidente provinciale dell'ANPI Carla Cossu ha sottolineato il senso della giornata, leggendo la poesia di Primo Levi: "Meditate che questo è stato", che apre il suo libro "Se questo è un uomo". L'intervento ha preceduto la proiezione del film e la conferenza. Con l'arrivo del maltempo, con freddo e gelo, intensificati i controlli dei carabinieri di Oristano sulle strade e nei centri urbani della provincia. Impegnati centinaia di uomini e mezzi delle stazioni e delle sezioni radiomobile delle compagnie carabinieri di Mogoro e Ghilarza, non solo per prevenire furti e rapine, ma anche per scongiurare gravi incidenti stradali causati dall'imprudenza degli automobilisti incuranti della presenza di neve e ghiaccio, soprattutto sulle strade collinari e montane. Le numerose pattuglie dislocate su tutto il territorio provinciale hanno controllato 1.153 mezzi e identificato 1.801 persone. Sono state rilevate 52 violazioni al codice della strada, 7 per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Sono state confiscate 4 autovetture e ritirate 8 patenti. Inoltre sono stati sequestrati 3 grammi, rinvenuti a seguito di perquisizione personale nelle tasche di un trentenne oristanese commerciante. L'uomo è stato segnalato all'autorità amministrativa. C'è una logica nelle nomine all'interno dei consigli di amministrazione degli enti che governano le diverse componenti della società locale che fanno capo al comune capoluogo. Quasi tutti i nomi indicati o che stanno venendo fuori hanno fatto parte delle liste che nelle ultime elezioni concorrevano per essere eletti nel consiglio comunale di Oristano. Candidati che hanno portato voti e consensi e quindi contribuito a comporre la quota di assessori spettanti a questo o a quel gruppo politico. Per ora ha fatto eccezione la nomina di Giorgio Mastino nel CDA del Consorzio Industriale. La conferma di queste scelte e indirizzi anche da parte dei riformatori, il partito del sindaco che per Oristano Servizi gli hanno segnalato l'ex sindaco di Cuglieri Gianni Panichi, Veronica Cabras e Ludovica Pau, prima dei non eletti nella lista con un buon risultato di voti e che probabilmente sarà la prescelta per guidare la società. Sulla stessa lunghezza d'onda, più o meno tutti gli altri gruppi dei quali si è in attesa dell'ufficialità dei nomi. La realizzazione di un giardino terapeutico per rendere fruibili e accoglienti gli spazi esterni dell'Hospice Angela Nonnis di Oristano e permettere ai pazienti di trascorrere delle ore piacevoli all'aria aperta è la proposta presentata giovedì 26 gennaio dalla delegazione del Comitato per la Salute della provincia, composta da Maria Carmela Marras, Gisella Masala, Maria Grazia Carta, Anna Maria Ortu, Ettore Meli, al direttore generale dell'azienda sanitaria Angelo Serusi, a quello sanitario Antonio Maria Pinna, a quello
quella amministrativa Rosalba Muscas durante l'incontro che si è svolto nella sede dell'ASL 5. Per raggiungere l'obiettivo in tempi brevi, il comitato ha attivato una raccolta fondi e una pericena che si terrà il prossimo 11 febbraio al Lux Club di Oristano. L'incontro è stato anche l'occasione per confrontarsi in maniera serena, franca e costruttiva sui diversi temi della sanità oristanese. Il manager ha fornito un quadro della situazione dell'ospedale San Martino, rimarcando che anche nei momenti di maggiore difficoltà, come accaduto nei mesi scorsi in ortopedia e più di recente in medicina, nessun reparto è stato chiuso e l'assistenza ai pazienti è sempre stata garantita. Stiamo lavorando a un'organizzazione più appropriata dei ricoveri che ci consenta di alleggerire il carico della medicina, nella quale finiscono a volte pazienti che dovrebbero essere destinati ad altri reparti. Un'altra soluzione che ci permetterebbe di incidere sul decongestionamento della medicina è quella dell'ospedale De Logu di Galarza, su cui siamo addirittura d'arrivo e che rappresenterà la prima esperienza del genere in Sardegna. 20 posti letto a prevalente gestione infermieristica che ci consentirebbero di prendere in carico i pazienti a media e bassa intensità, i quali a volte stazionano impropriamente in medicina perché non trovano una risposta terapeutica intermedia tra l'ospedale e la propria casa. Troppe le arterie stradali che da moltissimi anni non vengono interessati da lavori di manutenzione, causando un grave pericolo per la sicurezza degli automobilisti. Questo è l'oggetto della nota inviata al commissario straordinario della provincia di Oristano, Massimo Torrente, al presidente della regione, Cristian Solinas, dal consigliere regionale, Emanuele Cera. Strade dissestate, l'elenco è lungo, ma appare emblematica la situazione di degrado della strada provinciale 49 che collega Oristano al Terralbese, ma anche la circonvallazione di Terralba, oppure la strada provinciale 47 della URAS San Nicolò Arcidano, ma anche la presenza di pericolosissimi enormi ristagni d'acqua piovana e fango che occupano la sede stradale della strada provinciale 7 nella strada di accesso al sito archeologico di Monteprama e alle numerose aziende agricole del Sinis, fa presente Cera. Seppure tardivo, risulta sicuramente apprezzabile l'avvio del servizio di monitoraggio delle strade provinciali per la mappatura e l'avvio immediato degli interventi di ripristino stradale e di messa in sicurezza. Sono come sfuggiti ad ogni controllo gli atti e la gestione della Fondazione Montebramma, questo almeno a quanto riporta l'inchiesta avviata sulle pagine del quotidiano di Cagliari L'Unione Sarda e condotta da Mauro Pili, il giornalista già deputato al Parlamento Nazionale e presidente della Regione. Inanella episodi diversi, soprattutto in relazione all'evento archeologica 2022 voluta dalla Regione Sarda, affidata per l'esecuzione alla Fondazione, che stando all'inchiesta non ha badato a spese, andando preferibilmente a trattative private per una o due giorni svoltasi al Bastione di Cagliari, che ha raccolto pochi intimi. E in questa fase, come scatole cinesi, ci si incontra in un giro di società che da Pisa raggiungono Cagliari e Napoli e altri lidi, e il giornale che sottotitola con esperti dell'ultima ora. L'intera pagina che ieri mercoledì 25 gennaio e oggi 26 è stata dedicata a Cabras, ai giganti e alla Fondazione, sono illuminanti per capire intrecci e altro con il comune di Cabras che appare supino ad uno stato di cose che si è determinato e del quale appare ai margini. Gli spazi operativi e gestionali sono intestati ad altri che operano in una sorta di regime immunitario fuori da ogni controllo, con a disposizione generose e ingenti risorse pubbliche. Anche la Proloco di Oristano, così come i gremi, la Fondazione Oristano e l'Assessorato al Turismo e Cultura del Comune ha messo in moto la completa macchina organizzativa che avrà come punto centrale il Carnevale Oristanese. Tante le novità, tutte rigorosamente nel rispetto delle tradizioni e dell'identità della città di Eleonora. Manifestazione clou della Proloco sarà la Sartiglietta, che ha superato i 40 anni di vita. Quest'anno ricorre il 50° anniversario della lettura del bando Sagrida, che precede le giostre della domenica e del martedì, con un'anticipazione sabato 18 febbraio e la seconda edizione di Prima de Subandu, che vedrà i tamburini e trombettieri della Proloco esibirsi insieme ai musici e sbandieratori del borgo Via Tosto di Asti e del quartiere Castello di Feltre. Ancora, la sfilata della corte di Eleonora, la zippolata del Giovedì Grasso, la festa dei coriandoli e il villaggio Proloco in via Tirso.
Al Teatro Garauri torna il Gran Galà della Sartiglia in collaborazione con Fondazione Oristano e Comune. Una novità riguarderà proprio la corte di Eleonora. Da quest'anno il Consiglio di Amministrazione della Proloco ha deciso di affiancare alla figura di Eleonora, Marta Frau, due accompagnatrici speciali. La ragazza che ha impersonato Eleonora l'anno precedente, in questo caso nel 2020, Ilenia Piras, e colei che è già stata scelta per il prossimo anno, Martina Pinna, di Ula Tirso. Quest'ultima avrà il compito di assistere al complesso protocollo della vestizione di Eleonora e di come dovrà comportarsi l'anno successivo. Novità pure per la benedizione dei cavalli, che tradizionalmente si svolge la domenica precedente alla Sartiglia, in piazza Sant'Efisio. Tra i cavalli benedetti dal parroco Don Alessandro Floris ci sarà anche quello di Eleonora. Ha suscitato la generale ilarità, ma anche qualche protesta, la diriviene di notizie sull'apertura e chiusura della circonvallazione di Sindia. Anche se non si capisce ancora perché sia stata organizzata l'inaugurazione, essendo terminato solo un tratto, l'accaduto pare sia stato causato da una serie di equivoci. Fin dalla mattina della venuta dell'assessore regionale, infatti, si era stabilito, su richiesta del sindaco di Bolla Casula e del presidente dell'Unione dei Comuni della Planalgia Zucca, di tenere ancora chiusa la strada, poiché gli ultimi chilometri in direzione di Bosa sono rimasti come prima. Per questi ultimi si prospetta a breve scadenza, con un avanzo di circa 250.000 euro, di tamponare provvisoriamente la strada. Questo vuol dire che tra un anno, almeno per quel tratto, saremo punto e a capo. Nel frattempo, sulla 129, nel tratto che va dai cosiddetti ponti di Bosa a qualche chilometro da Sindia, è stato ripristinato l'asfalto che era in condizioni pietose. Non si capisce però perché si è interrotto a poca distanza dall'ingresso del paese. Urgente inoltre la segnaletica orizzontale, necessaria soprattutto in questo periodo dove si sviluppano banchi di nebbia. Come se non ce ne fossero abbastanza, ecco però che in zona si presentano altri problemi. È stato infatti chiuso il ponte che scavalca Assad e Amacomer sulla 129. È interrotto quindi il traffico per Nuoro, in direzione della quale non rimane che scendere fino a Borone per prendere la strada per Ottana o dalla 131 dal bivio di Mulargia, altro pericoloso svincolo stradale per cui da anni si aspetta una soluzione, scendere fino a rincontrare la 129 al bivio di Biloli. Motivo dell'interruzione pare siano i giunti staccati. Preferiamo non pensare a quanto si porrà rimedio a questo inconveniente. In queste ultime settimane i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Cagliari sono stati impegnati nell'area del Campidano nell'azione di costante controllo del patrimonio archeologico illecitamente sottratto. Coadiuvati dal supporto dei comandi stazione carabinieri Salluri, Villanova Franca, Pula e Oristano, che hanno consentito il sequestro di 10 metal detector e due attrezzi da scavo archeologico. A seguito di questi recuperi, le posizioni dei soggetti proprietari sono al vaglio degli inquirenti, così da far luce sul fenomeno degli scavi clandestini, evidentemente ancora oggi presente e concreto nell'isola. La Sardegna sempre più green, terreno ideale nell'innovazione tecnologica e nella transizione verde. Vogliamo sostenere e incoraggiare gli investimenti diretti verso l'energia pulita senza sacrificare il territorio nel pieno rispetto dell'ambiente. Lo dice il presidente della regione Christian Solinas, commentando la pubblicazione dell'avviso pubblico finalizzato alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse. L'ufficio postale di Abasanta è tra le prime sedi in Sardegna inserite nell'ambito del progetto Polis, Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale. Con questa iniziativa Poste Italiane intende favorire la coesione economica, sociale e territoriale del paese, nei piccoli centri e nelle aree urbane dei comuni con meno di 15.000 abitanti. Più risorse per le compagnie barracellari. Il Consiglio regionale, nel corso della discussione in aula sulla legge di bilancio 23-25, ha approvato l'emendamento all'articolo 2 proposto dalla Giunta, che autorizza per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 lo stanziamento di 500.000 euro per l'organizzazione e il funzionamento delle compagnie. Le risorse vanno ad aggiungersi a quelle già stanziate dalla Giunta Solinas.